Tanto grazie per la vittoria, ma il merito è di chi ci sta qua a fianco a me e dagli altri ragazzi che sono dentro. Sì, ho rischiato, ma non ho rischiato, da vederla da fuori sì, ho rischiato, ma sapevo che andavo incontro a una squadra che potesse fare anche questo tipo di calcio. È normale che anch'io ci ho messo un po' di tempo forse a capire che probabilmente questa era la situazione più giusta, ma dovevano esserci anche i tempi giusti. E credo che la squadra abbia risposto, ma al di là dell'aspetto tattico, che è vero che è importante, ma credo che la squadra abbia risposto sotto l'aspetto mentale, fisico, sotto l'aspetto di una squadra che non ha sbagliato l'approccio. Ho sempre detto che se non sbagliamo l'approccio ce la possiamo giocare veramente con tutti, al di là dei meriti delle squadre avversarie, ma noi non dobbiamo cercare di regalare, perché domenica lo abbiamo fatto e ci è costato comunque una partita, ci è costato star male, perché comunque siamo qua che lavoriamo da lunedì, ci sono mancati i nostri figli, le famiglie, quindi ci meritiamo questo tipo di vittoria, ma è il merito dei ragazzi perché, ti ripeto, hanno lavorato duramente questa settimana e quindi credo che non ci sia una ricompensa migliore della prestazione della vittoria di oggi. Sì, ma sicuramente ha inciso perché c'è cioè, dei giocatori che magari a campo aperto diventano devastanti, perché Schelotto, Marilungo, Caputo, Gom, lo stesso Russo, sono giocatori che quando si apre il campo diventano devastanti e oggi l'hanno dimostrato. Abbiamo cercato di lavorare sulla difesa 4 perché Silvestri e De Marino sono giocatori che l'hanno già fatto, mentre La Cassia e Lo Bosco hanno sempre giocato a 3, quindi c'erano delle possibilità anche con Rizzo che ha già fatto a 4, ma Sepe mai. Quindi abbiamo lavorato tanto questa settimana, ti ripeto, ho avuto la disponibilità dei ragazzi a cercare di fare un altro tipo di calcio, ma non cambiano i principi. Questo è quello che volevo anche a 3, cioè giocare perché abbiamo sempre giocato nonostante il primo tempo. Non siamo riusciti a sbloccare la partita, ma la squadra ha giocato per 95 minuti e questo vuol dire che la squadra il principio ce l'ha. Poi è normale, magari giocando così hai più giocatori offensivi, sei più davanti quando la palla diventa seconda, perché questa categoria spesso la palla va davanti e occupi meglio gli spazi. Quindi credo che abbia inciso molto, ma la cosa che ha inciso di più è stato l'atteggiamento dei ragazzi. Atteggiamento dal primo all'ultimo, al trentesimo della rosa, perché oggi ho visto veramente quello, un attaccamento, l'unione tra di loro. E quindi penso che questo abbia fatto la differenza. Nel calcio serve tutto, se lo si prende nella maniera giusta serve tutto. Io credo che i tifosi, quando lunedì sono venuti al campo, sono venuti a farci capire che c'era qualcosa che non andava. Sotto l'aspetto dell'atteggiamento, i tifosi non ci hanno chiesto di vincere, ci hanno chiesto di sudare la maglia, che è la cosa più importante. Noi oggi eravamo in debito con questa gente e lo siamo ancora perché lo dobbiamo continuare a fare. Se questo tipo di atteggiamento, io credo che al di là del risultato, perché oggi magari hai vinto, le altre volte magari non vinci per episodi, però io credo che i tifosi vogliono questo tipo di atteggiamento e di attaccamento alla maglia, al di là del risultato. Quindi io credo che sia servito, credo che ci sia alchimia tra la squadra e la gente, perché oggi si è visto. E poi la gente ha sempre ragione, perché purtroppo quando si perde devi spiegare la verità, è sempre stato così. Però credo che ci devono essere le giuste dosi, anche quando si perde. Nel ricevere anche le offese, come diceva prima Ezechiel, nel ricevere anche qualche commento negativo, perché ci sta, fa parte del gioco. Noi facciamo questo tipo di lavoro che è privilegiato, dobbiamo essere bravi anche sotto quel tipo di gestione. Io credo che la squadra sia stata matura questa settimana perché si è isolata e ha cercato di prendere il lato positivo dalla gente fuori e oggi lo ha dimostrato sul campo. Ringraziamo i tifosi perché fino al 95esimo ci hanno sostenuto e poi siamo andati a gioire con loro perché è una gioia che dedichiamo anche a loro perché se lo meritano. Sì, assolutamente. Adesso è stato un piccolo passo in avanti rispetto a domenica, ma certo è che non ci dobbiamo montare la testa perché non è successo niente. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre corde. Adesso per continuare a far bene dobbiamo dare continuità di atteggiamento, di prestazione, di risultati, che è la cosa più importante. E quindi, ti ripeto, ci godiamo, come ha detto Ezechiel, questi 2 giorni e mezzo libero, ma poi da martedì testa giù e pedalare, lavorare, perché domenica ci aspetta un'altra battaglia, come tutte le domeniche. Cercheremo di andare a battagliare su tutti i campi. Sono sicuro che se l'atteggiamento è questo, potremmo anche perdere, ma faranno fatica gli altri a farci gol. Quindi dobbiamo essere bravi adesso a mettere da parte questo tipo di atteggiamento, di vittoria, di prestazione. E già lavorare per martedì per cercare di preparare la partita di Matera, che sarà difficilissima visto che vengono da una vittoria fuori casa. Ma io credo che la squadra è pronta sotto questo punto di vista, dobbiamo essere bravi e sicuramente anche i tifosi ci devono aiutare perché comunque sappiamo che qui è dura, ha detto una cosa importante, si chiede, qui non è come gli altri posti, qui è tutto più amplificato perché è una piazza importante, una piazza seria, è una piazza dove si sente la palla scotta. Però oggi abbiamo dimostrato che sono alleati, non sono persone che ci danno, che non spingono, spingono forte. Noi dobbiamo essere bravi, come abbiamo fatto oggi, a trascinarli dalla nostra parte.
e io credo che la gente abbia apprezzato, ma dobbiamo continuare a lavorare. Ho preferito un centrocampo di palleggiatori, ma soprattutto di dinamicità, perché col Bitonto non è facile giocare, perché è una squadra che quando attacca verticale spesso la palla diventa seconda e quindi Cafagna e Padovano sono giocatori che oltre a saper palleggiare sono giocatori che aggrediscono bene la seconda palla, quindi è stata questa la scelta e in più è una scelta anche a livello di catena perché Cafagna si apre benissimo quando c'è il secondo giro, quindi potevamo lavorare a catena con terzino, mezzala, esterno, alto con Rizzo, Cafagna, Schelotto. Per quanto riguarda la punta centrale, in verità, quando ho iniziato a fare questo mestiere, ho iniziato a giocare 4-3 e ho sempre giocato senza punto di riferimento davanti, perché credo che bisogna occupare gli spazi, quindi l'occupazione di spazi è importante. Non male che se abbiamo altri tipi di giocatori con caratteristiche diverse, si può lavorare diversamente con un giocatore più fisico. Io credo sia Ngom, Caputo, Russo, tutti i giocatori, lo stesso Marilungo, possono tutti fare la punta centrale. Tranne Ezequiel che è un giocatore di gamba, è un giocatore di linea, io penso che gli altri possono giocare tutti da punta centrale perché sanno raccordare, sanno giocare. E quindi ho detto a Marilungo e Russo, poi anche a Ngom quando è entrato, di non dare punti di riferimento, quindi scambiarsi spesso anche il ruolo di centravanti. Io credo che l'abbiano fatto in maniera giusta, ma ti ripeto, al di là dei singoli, oggi c'è da mettere in risalto la prestazione della squadra che è stata molto molto importante.